Eccoci amici, torniamo nel Parco Sud, torniamo a Zibido San Giacomo, siamo alla Cascina Tessera che è, guardate, lungo la strada che da Zibido va verso il resto della Campania qui nella provincia di Milano e siamo con Giuseppe Tessera che è il proprietario della cascina. Questa cascina ha una storia bellissima, antica, alcune cose come quella Madonna sono state scoperte durante i lavori, mi diceva Giuseppe che allora a quando risale? L'azienda è del XVI secolo, dicono, cioè i primi fabbricati, poi trasformati in un'azienda rurale dal 1730. Questo è quello che è scoperto nell'architetto dal catasto teresiano. Poi noi siamo arrivati qui nel 1937, quindi in Diceva che i epoca suoi genitori erano recente. qui nel Nel 37 1937 già erano con le mucche, con le già con vacche, l'allevamento dei bovini. dei bovini. Poi nel 2012 trasformati d'allevamento in vacche da latte con la crisi del latte in allevamento da carne, però solo ed esclusivamente per la vendita diretta. Cioè, noi non trattiamo con commercianti, con industria, noi vendiamo solo direttamente ai nostri Certo, clienti, che sono molti abbiamo visto i affezionati. bovini nelle stalle che abbiamo inquadrato prima e quindi qui è meno di un chilometro No, zero, sono 300 sono metri 300 zero. metri zero. Ecco, questa è la ristrutturazione, guardate che bella che hanno compiuto delle due diverse ale, delle due diverse costruzioni che erano all'epoca separate, poi sono state unite dalla parte centrale e è stato anche trovato. Era nella parte centrale, giusto mi diceva Giuseppe, Sì. questo stemma. Ecco, ce lo racconti lei dove lo avete scoperto che era che cosa? Abbiamo Perché... scoperto che era di una casata portoghese che molto probabilmente aveva dei possedimenti in questa zona, però non siamo risaliti a un nome o a... anche perché sotto era stato scalpellato, era stato un po' manomesso forse da proprietari postumi, ecco, a loro. No, quello che io trovo bellissimo è il lavoro storico che hanno fatto, non solo di ristrutturazione per farne un'azienda agricola, un'azienda di allevamento, ma anche per ritrovare le origini, appunto, da chi c'era prima. Mi diceva che questo l'ha trovato nel catasto Teresiano. teresiano, quindi Maria Teresa d'Austria. Sì. E lo avete poi E poi riprodotto. l'abbiamo fatto riprodurre Bellissimo. da un pittore che ha rifatto l'affresco Certo. di quello che era Questa è l'affresco. l'area della cascina. Qui dietro c'è una piccola zona dove con una griglia si possono assaggiare le carni che abbiamo visto prima, si possono degustare. Adesso che mi diceva che cercherete di sviluppare un po', no? Cerchiamo di sviluppare, abbiamo già il progetto in fase di penso finale, stiamo aspettando la risposta dal Parco Sud, e entro fine agosto, i primi di settembre dovremo cominciare ad edificare il ristorante per l'agriturismo. E faremo agriturismo didattico, e centro estivo per i bambini, 10 ragazzi Bello. durante l'estate quando chiudono le scuole, per fargli vedere un po' come funziona e tenere i bambini, Quindi ecco, uno potrà venire, vedere la parte didattica della vedere cascina e la parte didattica della poi, cascina. grazie al ristorante agriturismo, Vabbè, è già 6 mesi, esercitarsi un po' proviamo le ricette. sui vari pezzi di Sì, carta. sì. La burocrazia è ancora un disastro, mi La diceva. burocrazia è un disastro, io ho pagato gli oneri di urbanizzazione perché purtroppo la cascina è entrata in un piano di recupero, quindi per edificare devi pagare oneri. Nel 2011, sono passati Siamo 5 nel anni. 2016. È passato un po' di tempo. Facciamolo l'appello, è l'appello alla regione e alle istituzioni del Parco Sud, ma soprattutto Chi è la vuole lavorare regione, deve avere la ecco, possibilità di facciamo lavorare. lavorare queste persone, diamo agli imprenditori appassionati che recuperano addirittura l'origine storica delle mura e dei mattoni, diamogli la giusta possibilità di investire e di lavorare. Questa è invece il negozio, Prego. il luogo dove si possono acquistare i prodotti che vengono lavorati, quindi i bovini qui vengono allevati, poi vengono macellati in un macello ovviamente autorizzato e con tutti i crismi dove vengono ricoverati. Vanno al macello Bosi a Bascapè, A Bascapè. E che è il poi nostro tornano macello. qui, invece poi la tagliate voi, vero? Dopo la lavoriamo noi, la La vino, lavorate e la scolpiamo trasformate. se abbiamo il laboratorio di trasformazione e il bacco Quindi il della lavoro di vendita, macelleria lo fate tutto dal ma principio alla fine. da principio alla fine, Vedete che bello?
si diceva che questa non è come alcuna carne americana che è tutta rossa dello stesso colore, perché questa è naturale, vera, non c'è nulla di, non c'è di chimico, non ci sono additivi, non c'è nulla di artefatto. Guardate che meraviglia, guardate qua, questo è scamone di bovino adulto, bellissimo. C'è anche un bel rapporto qualità-prezzo, così potete sapere se venite a trovare una cosa che si può usare tranquillamente. E poi qui altra produzione, un po' sempre della, della loro cascina, e parliamo dei salumi, no? Questi sì, sono vostri. Sì, sì, sì. Facciamo noi, noi abbiamo i maiali, li abbiamo i maiali, poi li macelliamo e li trasformiamo in insaccati. Invece i formaggi sono dei silos, quelli di capra, e mi diceva invece quelli vaccini sono dell'azienda agricola di Volta, Santa Maria in Campo. Sempre qua, nella zona che vi stiamo man mano, nel Parco Sud. Man mano raccontando, sempre nel Parco Sud. E mia figlia, la laurea. Vieni, vieni, dov'è? Si è nascosta la figlia di Giuseppe. E poi c'è anche il vino fatto dell'Oltre Popavese, quindi anche qui c'è una intelligente capacità di mettere insieme il prodotto principale, che è la carne della, della loro produzione, e so, qualche, no, qualche chicca, qualche bontà, magari il miele, i formaggi, una bottiglia di vino, quindi uno può venire, fare la sua spesa completa e tornarsene a casa. Eccoci, quindi Giuseppe, grazie, io la saluto. Ovviamente io vi suggerisco di venire, perché ho visto il processo dal principio alla fine, quindi venite serenamente. Ripetiamolo, Cascina Giustina. Giustina, azienda agricola Tessera. Cascina Giustina, azienda agricola Tessera. Siamo a Zibido San Giacomo, lui è Giuseppe, vi accoglie lui e vi spiega e vi fa degustare e capire tutti i vari tagli della carne. Quindi purtroppo i vegani qui è inutile che... No, possono venire perché c'è della pasta, c'è qualcosina, però noi appassionati della carne rossa qui ci troviamo benissimo, e anche dei salumi e dei prosciutti. Alla prossima cascina, alla prossima eccellenza del Parco Sud di Milano e di questa meravigliosa zona. Grazie Giuseppe. Grazie a lei.